Vi auguro una buona lezione e lascio la parola a Roberta Aria. Buon pomeriggio a tutti. Allora, mi riallaccio subito a quanto detto dall'amica Arianna sul discorso dell'impatto che il Covid-19 ha avuto in particolare sulla popolazione migrante. È doveroso immediatamente fare una precisazione che poi riaffronteremo dopo parlando della questione di buoni spesa. Forse per la prima volta dopo tanti anni ci si sta rendendo conto di come l'impatto di un virus così pericoloso ci fa rendere conto che non è più il dualismo cittadini italiani e popolazione migrante, perché siamo tutti fragili allo stesso modo e dovremmo essere considerati tutti cittadini allo stesso modo, cosa che invece non si sta verificando nei fatti e ribadisco, lo approfondiremo dopo parlando dei ricorsi che l'ASGI ha fatto partire in tutta Italia per la questione diritto all'ottenimento dei buoni spesa, laddove per buoni spesa si parla di diritto all'alimentazione. Come diceva Arianna, il virus e l'emergenza hanno anche fatto capire i limiti di una politica delle migrazioni portate avanti fin qui, nei diversi governi che si sono succeduti, lì dove si stanno rendendo evidenti le fragilità, soprattutto per quanto riguarda il sistema d'accoglienza, se pensiamo che il messaggio che il governo sta lanciando da mesi, negli ultimi 2 mesi, è quello di restate a casa, ma ci sono moltissime persone sul territorio italiano, italiane e soprattutto cittadini stranieri, che a casa non ci possono stare perché o una casa non la hanno, oppure si trovano in CAS di 100 o 500 persone, dove magari nella stessa stanza si trovano 10 persone, ed è facile capire come le misure di sicurezza che tutti noi stiamo cercando di seguire in determinate situazioni, per quanto riguarda strutture alloggiative inidonee, è impossibile seguire. Ho deciso di dividere questo breve intervento, perché comunque sarà una lezione di circa un'ora, partendo dal problema dei permessi di soggiorno per arrivare ai buoni alimentazione, per arrivare poi alla proposta dell'ASGI su una regolarizzazione globale della popolazione migrante e lasciando ovviamente la tematica dell'accoglienza alla collega amica Erminia. Allora, partiamo dall'argomento più spinoso degli ultimi giorni, cioè la situazione dei procedimenti amministrativi sospesi, laddove per procedimenti amministrativi possiamo intendere sia il rilascio e la richiesta di permessi di soggiorno, sia le audizioni dinanzi alla commissione territoriale. Partiamo dalla situazione attuale. La situazione attuale vede i procedimenti amministrativi di rilascio e di richiesta di permesso di soggiorno tutti sospesi. Le audizioni dinanzi alla commissione territoriale su tutto il territorio italiano sospese e per l'effetto le notifiche, tranne magari qualche notifica che è stata fatta ad inizio marzo, nonché le convocazioni. Sospese le attività degli enti antitratta, chiuse le questure, mentre invece i tribunali sono aperti. Cosa voglio intendere? Voglio intendere che i tribunali di fatto sono aperti, i magistrati stanno lavorando, ma in tutto il territorio italiano sono sospese le udienze che hanno a che fare con i richiedenti asilo e quindi tutte le udienze relative alla materia dell'immigrazione e soprattutto sono sospesi i termini di impugnazione dei ricorsi in materia di immigrazione. Ma su questo ci torneremo successivamente. Le problematiche aperte. Regolarizzazione dei cittadini stranieri. La problematica perché aperta? Perché sembrerebbe all'esame del governo un provvedimento teso a regolarizzare i cittadini stranieri, nello specifico i cittadini stranieri che lavorano nel settore dell'agricoltura e della pesca.
soprattutto perché nasce questa proposta? Questa proposta nasce perché ci si sta rendendo conto che mancano i lavoratori nel settore agricolo in questo momento, ripeto, di emergenza socio-sanitaria. L'ASGI, come vedremo alla fine del mio intervento, chiede un intervento globale, chiede cioè che la regolarizzazione venga aperta a tutti i cittadini stranieri attualmente irregolari sul territorio italiano e quindi non una sanatoria che sia limitata soltanto ai lavoratori agricoli e alla pesca, partendo dal principio che deve essere una misura che tutela tutti, in un momento, ribadiamolo, di grave emergenza socio-sanitaria e non deve essere limitata soltanto agli interessi opportunistici di alcuni settori economici. Tra l'altro c'è anche un'altra parte del mondo politico che preme affinché la regolarizzazione sia aperta anche alle colf. Tra l'altro, della situazione problematica anche a livello economico che stanno vivendo moltissime donne dell'Est Europa, anche questo sarà un argomento che tratteremo successivamente. Un'altra problematica aperta è quella dei permessi di soggiorno in scadenza dopo il 15 aprile. Arriviamo quindi alla problematica dei permessi di soggiorno. Noi sappiamo che, ai sensi del testo unico sull'immigrazione, i permessi di soggiorno possono essere richiesti in un lasso temporale che oscilla dai 60 giorni prima della scadenza del permesso fino ad un termine limite che è quello dei 60 giorni dalla scadenza. Tuttavia, attualmente i termini per la presentazione della richiesta di primo rilascio e o di rinnovo dei permessi di soggiorno sono sospesi. Che cosa è successo da marzo fino ad oggi? È successo che di fatto le questure sono state chiuse e in particolare gli uffici immigrazione. Sulla base dei procedimenti di chiusura degli uffici immigrazione, con diversi provvedimenti del governo centrale fino ad arrivare al provvedimento più importante che è il decreto Cura Italia, sono stati prorogati i termini per i procedimenti amministrativi e i termini di proroga dei permessi di soggiorno. Nello specifico, il termine di definizione di tutti i procedimenti amministrativi che pendevano alla data del 23 febbraio ricominceranno a decorrere dal 15 maggio. Cosa significa questa precisazione? Significa che se un cittadino straniero aveva chiesto il permesso di soggiorno e, come spesso accade, molti operatori sanno di cosa sto parlando, l'ufficio immigrazione competente per territorio aveva chiesto un'integrazione documentale, per esempio aveva detto comunicami l'ospitalità, la dichiarazione di ospitalità, fammi capire che sei sul territorio napoletano, in applicazione del Cura Italia i termini per l'integrazione di questi documenti inizieranno a decorrere dal 15 maggio. Quindi, se il primo marzo la Questura di Napoli, Ufficio Immigrazione, quindi prima della chiusura, aveva chiesto al cittadino bengalese Mdi, tramite comunicazione all'avvocato costituito, di portare in questura la dichiarazione di ospitalità, il cittadino bengalese e per effetto l'avvocato del cittadino bengalese non si devono preoccupare di integrare questa documentazione perché i termini sono sospesi fino al 15 maggio. Quindi questa documentazione potrà essere portata o direttamente in questura o a mezzo PEC tramite l'avvocato dal 15 maggio. Per quanto riguarda gli uffici immigrazione delle questure, con un circolare ministeriale, questi sono stati chiusi fino al 14 aprile. Successivamente alla data del 14 aprile non vi è stata una nuova circolare ministeriale che ha chiuso le questure, ma se andiamo a vedere i diversi avvisi delle singole questure presenti sul territorio, potremo vedere che quasi tutti gli uffici immigrazione saranno chiusi fino alla data del 3 maggio.
anche perché, come sembrerebbe, dal 4 maggio inizia finalmente la seconda fase per tutto il paese e per tutti noi che abitiamo in questo paese. Ma l'aspetto più importante che è andato a toccare il governo centrale riguarda la validità delle autorizzazioni al soggiorno degli stranieri. Il governo centrale infatti si è reso conto che chiudendo tutti gli uffici pubblici c'era necessità di prolungare i permessi di soggiorno che per motivi oggettivi non potevano essere prorogati perché non ci si poteva recare alla questura o perché recandosi presso gli uffici postali questo avrebbe creato un aggravamento in termini di presenza presso gli uffici postali. Quindi con decreto Cura Italia si è sancito che i permessi in scadenza dal 31 gennaio al 15 aprile sono prorogati fino al 15 giugno 2020. Pertanto, ai sensi del decreto Cura Italia, non è necessario rispettare i termini per procedere alla richiesta o al rinnovo della conversione del permesso di soggiorno o presso l'ufficio postale o presso l'ufficio immigrazione, perché tutti questi permessi di soggiorno, lo ribadisco, in scadenza dal 31 gennaio al 15 aprile, sono prorogati fino al 15 giugno. Quindi, mentre c'era stato prima del decreto Cura Italia il dubbio che bisognasse magari inviare una PEC all'ufficio immigrazione per mettere in evidenza l'impossibilità materiale di recarsi o presso la posta o presso l'ufficio immigrazione, per effetto del decreto Cura Italia non c'è più questo dubbio, perché tutti i permessi di soggiorno sono prorogati. Il dubbio che a tanti giuristi è venuto è quello riguardante ovviamente i permessi che scadranno, anzi che sono scaduti dopo il 15 aprile. Sembrerebbe, ma bisognerà aspettare il testo definitivo del decreto Cura Italia come convertito in legge, che all'interno del provvedimento finale che nei prossimi giorni verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sia stato previsto che i permessi di soggiorno di cittadini di paesi terzi conservano la loro validità fino al 31 agosto 2020. Quindi sembrerebbe, ribadisco il condizionale ancora d'obbligo perché il testo non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che il governo centrale abbia deciso di prorogare tutti i permessi di soggiorno fino al 31 agosto 2020. Tra l'altro, la stessa data è prevista per i documenti dei cittadini italiani in scadenza in questi mesi. Lo ribadisco ancora una volta, questa è una notizia che dovremo appureremo nei prossimi giorni. Ovviamente, se questa notizia fosse confermata, sarebbe una notizia importante sotto due profili. Primo, quello di evitare un eccessivo assembramento con l'apertura degli uffici di numerosi cittadini stranieri che ovviamente vorrebbero immediatamente convertire e rinnovare i propri permessi. Ma soprattutto, considerando che c'è il fondato rischio che molti cittadini stranieri possano perdere i contratti di lavoro sui quali era stata costituita la domanda di rilascio, di rinnovo del permesso, magari con questa disposizione si potrebbe avere più tempo eventualmente o per procurarsi un altro contratto di lavoro o magari nelle more per fare un'istanza al fine di chiedere che l'istanza, per esempio, fatta per rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato possa essere trasformata in attesa occupazione. Anche perché ricordiamo una normativa molto importante che molto spesso sfugge agli uffici immigrazione. L'articolo 5 del testo unico sull'immigrazione, decreto legislativo 286 del 98, sancisce una normativa di tutela nei confronti di chi chiede il permesso di soggiorno e sostanzialmente dice agli uffici immigrazione
che la valutazione sul rilascio o meno di un permesso di soggiorno deve essere globale. Quindi ciò significa che se io ti sto facendo una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro, se nelle more del procedimento amministrativo, che come molti di noi sanno può durare anche diversi mesi, ho perso il lavoro, tu devi valutare la mia situazione oggettiva e soggettiva e magari mi devi dare un altro permesso di soggiorno, un'altra tipologia di permesso di soggiorno. E ribadiamola, questa è una disposizione che secondo me, a mio modesto avviso, sarà importante per quello che ci aspetterà. Perché, come diceva inizialmente Arianna, si aprirà sicuramente un periodo di fragilità che riguarderà in maniera globale tutti i cittadini, dove per cittadini intendo tutte le persone che attualmente si trovano in Italia e non cittadini o coloro che sono residenti, e ancor di più chi già aveva delle fragilità, come i cittadini stranieri regolarmente presenti e non, anche grazie alle scellerate riforme che si sono succedute negli ultimi anni, da Minniti fino ad arrivare ai due decreti Salvini. Come detto, quindi, ed è un principio che ribadisco più di una volta, i permessi di soggiorno, quindi, pur indicando una data ormai passata, sono validi a tutti gli effetti. Ribadisco questo criterio perché negli ultimi giorni mi sono state segnalate, sia sul territorio napoletano e ma anche in altre regioni, delle prassi non consone. Cioè, nel senso che, pur essendo il permesso valido ai sensi del Cura Italia, alcuni enti e alcune amministrazioni pubbliche non volevano riconoscere parità di diritti in presenza di questi permessi che, ribadisco, sono validi a tutti gli effetti. Con questi permessi, infatti, sono consentite l'inizio o la prosecuzione dei rapporti di lavoro. Fermiamoci un attimo. Questo significa che un cittadino straniero che ha il permesso di soggiorno scaduto in data 1 aprile e che aveva un contratto di lavoro, nel caso in cui il datore di lavoro dicesse che il contratto non è più valido perché il suo permesso di soggiorno, cosa che è accaduta ad un mio cliente qualche giorno fa, perché il suo permesso di soggiorno è scaduto, immediatamente bisogna fare una comunicazione o prendere contatto col datore di lavoro per comunicargli appunto le disposizioni del Cura Italia. Quindi quel contratto di lavoro deve proseguire a tutti gli effetti di legge. Così come un cittadino straniero che abbia un permesso scaduto, tra virgolette scaduto ovviamente il 1 aprile, potrebbe essere regolarmente assunto presso un'azienda o presso una famiglia. I permessi di soggiorno conservano la validità per l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. Questo è un altro principio importante che va ribadito, perché anche in questo caso mi sono giunte diverse segnalazioni che di persone che si erano recate dal medico curante per fare la ricetta al bambino e il medico aveva detto che non erano più iscritti al Servizio Sanitario Nazionale. Fermiamoci un attimo su questo punto. Noi sappiamo che nel momento di vigenza di un permesso di soggiorno, il cittadino straniero ha diritto per tutto il tempo all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e questo diritto si conserva o dovrebbe conservarsi, viste tante prassi difforme presenti sul territorio che si registrano da anni, anche nel periodo in cui il permesso di soggiorno è in fase di conversione o di rinnovo. Ed invero mi sono arrivate diverse segnalazioni che vedevano il medico che, vedendo il permesso di soggiorno scaduto, non faceva le ricette perché diceva che la persona non era più iscritta al Servizio Sanitario Nazionale. In questo caso io come avvocato ho fatto una PEC al medico e in un altro caso allo sportello della ASL competente, dove ho ribadito i principi del Cura Italia.
e hanno garantito l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. Questi permessi di soggiorno, inoltre, sono validi a tutti gli effetti per il registro anagrafico, nonché per l'esercizio di tutti gli altri diritti connessi alla regolarità del soggiorno. Anche in questo caso fermiamoci un attimo. Ciò significa, cosa significa diritto al registro anagrafico? Significa che le persone che hanno il permesso, che tra virgolette di fatto sembrerebbe scaduto ma è prorogato, hanno diritto a conservare l'iscrizione anagrafica. Quindi nel caso in cui qualche comune decidesse di cancellarlo dall'anagrafe, sarebbe un atto del tutto illegittimo e il consiglio che io do come avvocato è immediatamente di indirizzare il cittadino straniero presso un avvocato per far partire un procedimento d'urgenza contro il comune. Scusami Roberta se ti interrompo un secondo. Sì. Pregherei ai partecipanti, chi ha messo l'opzione condividi schermo, di spegnerla, grazie. Dimmi tu Ari, posso continuare? Vai, vai. Allora, altra situazione importante che ho registrato tramite un caso che è arrivato in ufficio proprio qualche giorno fa è il diritto connesso all'elargizione delle pensioni di invalidità. E qui mi fermo un attimo per spiegare una situazione che si protrae su tutto il territorio nazionale da diversi anni. L'INPS, in presenza di un cittadino straniero al quale viene riconosciuta una pensione di invalidità, nel caso della mia cliente nigeriana, non solo questa donna all'invalidità, ma anche l'accompagnamento, in maniera, secondo me, illegittima, sospende automaticamente il pagamento della pensione al momento in cui il permesso di soggiorno viene a scadenza. Ciò significa che se il permesso di soggiorno scade il 1 marzo, seppure il cittadino straniero ha già presentato la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, l'INPS decide di sospendere il pagamento della pensione. Che cosa è accaduto alla mia cliente? È accaduto che, essendo gravemente invalida, il permesso veniva a scadenza il 1 marzo. La signora mi ha contattato, poiché già purtroppo era in essere l'emergenza sociosanitaria, io ho consigliato alla signora di non recarsi immediatamente all'ufficio immigrazione, anche perché rientrava tra le categorie vulnerabili e a rischio per il virus. Il 1 marzo, in maniera quindi, come vi ho detto, istantanea, l'INPS ha sospeso l'erogazione della pensione. C'è stato poi il decreto Cura Italia che ha prorogato, come già vi ho detto, l'efficacia dei permessi di soggiorno. Io ho scritto all'INPS, ma l'INPS non mi ha neanche risposto. Ovviamente nella mia lettera io chiedevo di riprendere immediatamente l'erogazione della pensione. Poiché l'INPS non mi ha risposto e sussistendo ragioni di necessità e di urgenza, perché la signora vive da sola e vive di quella pensione, ho presentato un ricorso d'urgenza al Tribunale di Napoli sotto forma di 700. E sono ancora in attesa, mi hanno fissato l'udienza tra un mese e sono quindi in attesa di sapere il giudice cosa deciderà sul punto. Quindi questa è un'altra questione molto delicata che va monitorata, che è quella che riguarda l'esercizio dei diritti essenziali connessi alla regolarità del permesso di soggiorno. Dal permesso di soggiorno passerei alla presentazione della domanda d'asilo, che è un altro tema che come ASGI abbiamo monitorato su tutto il territorio nazionale e abbiamo notato come le prassi siano molto differenti da questura a questura. Allora, io prima vi ho detto che con circolare ministeriale gli uffici immigrazione delle singole questure sono stati chiusi. C'è però da fare una precisazione. Nella stessa circolare è stato però precisato che la presentazione della domanda d'asilo
rimane l'unico servizio al momento non sospeso, perché ovviamente a livello centrale il Ministero ha valutato come la presentazione della domanda d'asilo sia un diritto costituzionalmente garantito sulla base appunto della Costituzione e di tutte le direttive europee poi trasfuse nell'ordinamento italiano, e che quindi è un diritto che non può essere leso. Se partiamo dalla circolare ministeriale, quindi sembrerebbe che tutti i cittadini stranieri che in Italia in questo momento vogliano presentare diritto d'asilo abbiano appunto il diritto di farlo. Ed invece ci sono state fatte diverse segnalazioni di prassi differenti, ma soprattutto di questure, tra cui quella di Napoli, dove invece questo diritto non è stato garantito. Come noi sappiamo, mi rivolgo soprattutto agli operatori napoletani che lavorano in particolar modo con l'Ufficio Immigrazione della Questura di Napoli, per i richiedenti asilo domiciliati sul territorio napoletano, la domanda d'asilo oramai può essere fatta online tramite un programma messo a disposizione dall'Ufficio Immigrazione. Subito dopo la chiusura dell'ufficio, questo programma non è più visibile. Quindi, allo stato di atti, le domande d'asilo a Napoli in maniera ufficiale non possono essere presentate, anche se poi dopo vi dirò il consiglio che noi avvocati dell'ASGI sul punto stiamo dando. Poiché queste discrepanze si sono create anche presso altre questure, alcuni avvocati, soprattutto sul territorio di Roma, hanno presentato dei ricorsi di urgenza al fine di consentire la presentazione della domanda d'asilo. Cioè, che cosa hanno fatto questi avvocati? Nello specifico, c'era una famiglia marocchina che voleva presentare domanda d'asilo quando già l'ufficio immigrazione di Roma era stato chiuso. Hanno fatto una PEC all'ufficio immigrazione per manifestare la loro volontà di presentare domanda d'asilo, ma questa PEC non ha avuto esito alcuno. L'avvocato allora ha preso le procure delle persone e ha presentato procedimento d'urgenza dinanzi al tribunale. Il tribunale di Roma ha dato ragione al richiedente e asilo e soprattutto ha stabilito un principio secondo me fondamentale, e cioè ha stabilito che la competenza è del tribunale. Quindi eventualmente in caso di diniego ai fini della presentazione della domanda d'asilo, il tribunale competente, quello ordinario, trattandosi il diritto d'asilo di un diritto soggettivo assoluto e costituzionalmente garantito. Il tribunale quindi ha precisato come il diritto d'asilo trova le sue basi nella Costituzione italiana ed è quindi un diritto che tu mi devi garantire sempre, anche in un periodo di emergenza sociosanitaria come quella che stiamo vivendo. Tra l'altro, il Tribunale ha fatto una precisazione molto importante, e cioè ha evidenziato come la normativa vigente prevede una tempistica precisa per quanto riguarda il diritto d'asilo. Nello specifico, la legge dice che io ho diritto di presentare domanda d'asilo entro 7 giorni dal momento in cui sono arrivato in Italia, e il Tribunale ha precisato che tale diritto e tale tempistica va rispettando, adottando misure che rendano effettivo il diritto alla presentazione della domanda, poiché è proprio dalla presentazione della domanda che deriva un'effettiva tutela da parte del territorio e sul territorio del richiedente asilo, in termini di accoglienza e in termini di accesso ai diritti sociali. Fermiamoci un attimo. Il fatto che molte questure non consentano la presentazione della domanda d'asilo, come ha detto e precisato il Tribunale di Roma, sta avendo infatti effetti devastanti
per tutti i diritti fondamentali che sono legati alla presentazione della domanda d'asilo, tra cui la possibilità di iscriversi all'anagrafe, ma soprattutto, e lo ribadisco, in un momento sociosanitario così delicato, l'accesso al Servizio Sanitario Nazionale, che ora più che mai diventa un diritto imprescindibile e fondamentale. Ricordiamo sempre per gli operatori che lavorano sul territorio napoletano che negli ultimi mesi sono stati presentati diversi, prima della crisi legata al Covid, diversi procedimenti d'urgenza contro la Questura di Napoli sulla base di una notizia per voi molto conosciuta, che il sistema computerizzato messo a disposizione dalla Questura di Napoli nei fatti non funziona, perché già dopo poche ore, nell'unico giorno in cui sarebbe consentita la possibilità di presentare domanda d'asilo, il sistema non ti consente in effetti di presentarla tale domanda. Quindi ci sono tantissimi richiedenti asilo che da mesi non riescono sul territorio napoletano a presentare domanda, e il Tribunale di Napoli ha accolto diversi 700 ribadendo, come ha fatto il Tribunale di Roma, che questo diritto non può essere leso e che tu me lo devi garantire entro 7 giorni. Quindi se hai un sistema che non funziona e che non garantisce al richiedente asilo di presentare domanda entro 7 giorni, questo diritto viene leso, e in questo caso il giudice si è sostituito alla PA e ha riconosciuto il diritto di presentare domanda. Noi come avvocati che cosa stiamo consigliando? Nei casi in cui non si riuscisse a presentare domanda d'asilo e non si volesse adire il tribunale, lo straniero che voglia richiedere asilo può manifestare la propria volontà anche con una lettera firmata di proprio pugno e inviata a mezzo raccomandata all'ufficio immigrazione, oppure la stessa dichiarazione la comunica al proprio avvocato, che a mezzo PEC la inoltra all'ufficio immigrazione, nel caso in cui il cittadino possa contare su un avvocato di fiducia. Ricordiamo infatti che, nonostante le prassi difformi presenti sul territorio, un altro diritto, un altro principio fondamentale che riguarda il diritto d'asilo è il fatto che io posso presentare domanda d'asilo in qualsiasi forma. Quindi nel momento in cui io venissi fermato dall'autorità di pubblica sicurezza e in quel momento dico io voglio presentare domanda d'asilo, anche quella andrebbe considerata manifestazione di volontà, anche se non ho attivato la procedura telematica. Quindi io ritengo che nel momento in cui un cittadino straniero presenti in questo periodo d'emergenza la propria domanda d'asilo o a mezzo raccomandata o a mezzo PEC, il cittadino straniero diviene a tutti gli effetti richiedente asilo, quindi per l'effetto regolarmente soggiornante sul territorio italiano, e non può essere espulso. Quindi il mio consiglio, qualora vi trovate a lavorare su territori dove gli uffici immigrazione non stanno accettando le domande, o presentate un ricorso 700 tramite un avvocato di fiducia, oppure portate avanti queste due strade, raccomandata o PEC a mezzo avvocato di fiducia. Ed invece che cosa succede a chi ha presentato domanda di protezione internazionale prima dell'emergenza Covid o aveva un appuntamento già fissato in questura per il fotosegnalamento o per la compilazione del C3 o per il rilascio o per il rinnovo del permesso per richiesta asilo? Vale quanto vi ho detto inizialmente, e cioè la sospensione dei procedimenti amministrativi. La domanda di protezione internazionale, infatti, è un procedimento amministrativo a tutti gli effetti. Quindi nel caso in cui io come cittadino straniero avessi un appuntamento già fissato in data 29 aprile
per il formalizzare la mia domanda di protezione internazionale, dovrò aspettare, quando la questura riaprirà, il nuovo appuntamento, perché ricordiamo che fino al 15 maggio tutti i procedimenti amministrativi sono sospesi. Ricordiamo anche un'altra cosa, che nel caso in cui un richiedente asilo aveva appuntamento fissato per formalizzare la propria domanda, quindi non abbia ancora di fatto compilato il C3, noi come avvocati dell'ASGI riteniamo che comunque la persona sia inespellibile perché ha già manifestato la domanda di asilo. E comunque il richiedente asilo che o già sia andato in commissione o che stava aspettando la convocazione della commissione, se anche materialmente non abbia in mano il permesso per richiesta asilo, lo status di richiedente asilo è intoccabile e non potrà essere espulso fino a quando o c'è la notifica del provvedimento negativo della commissione territoriale e non presenti il relativo ricorso nel termine che varia dai 30 ai 15 giorni, oppure qualora purtroppo nelle more sia arrivato un provvedimento definitivo di rigetto dal giudice, dove per provvedimento definitivo intendo un provvedimento che non sia stato appellato nei termini di legge o la sentenza definitiva da parte della Cassazione. Ed invece che cosa succede? Vi sto facendo gli esempi delle diverse tipologie di situazioni che si stanno verificando sul territorio. Che cosa succede se sono in attesa, lì dove il cittadino straniero è in attesa dell'audizione dinanzi alla commissione territoriale e ha bisogno di chiedere informazioni o di inviare documenti? In questo caso, la Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo, con circolare del 10 marzo, ha comunicato la sospensione delle audizioni su tutto il territorio nazionale fino al 3 aprile. Sospensione che è stata prorogata fino al 13 aprile e probabilmente nei prossimi giorni ci sarà un nuovo provvedimento che prorogherà ancora tale sospensione. Quindi ciò significa che gli uffici delle commissioni territoriali sono chiuse al pubblico, però tramite le mail di riferimento delle commissioni territoriali si può sicuramente, o tramite la cooperativa, il centro che segue il ragazzo o l'avvocato di fiducia, richiedere informazioni sulla pratica o anche mandare documenti. Allora, dagli aspetti diciamo amministrativi che riguardano il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno alle procedure per quanto riguarda la protezione internazionale, arriviamo al problema che più sta toccando noi avvocati, che è quello della situazione pendente all'interno dei tribunali. Allora, partiamo dai termini. Voi sapete che a inizio marzo ci sono stati diversi procedimenti che si sono accavallati fino al decreto Cura Italia. Che cosa è successo? Che inizialmente i procedimenti che prevedevano la sospensione dei termini dei procedimenti dinanzi ai tribunali era un po' equivoca, non si riusciva a comprendere se i termini per impugnare i dinieghi delle commissioni fossero o meno sospesi, tanto che alcune sezioni, mi riferisco soprattutto ad alcune sezioni dell'immigrazione in Veneto e in Liguria, avevano deciso di continuare a tenere le udienze. Quindi in quel dubbio molti avvocati hanno preferito continuare a presentare i ricorsi, fino al decreto Cura Italia, che ha messo una pietra, secondo me, tombale sull'argomento, affermando che tutti i termini, anche quelli di impugnazione, sono sospesi. Quindi ciò significa che tutti i dinieghi che sono stati notificati da inizio marzo fino all'11 maggio,
i termini per impugnarli sono sospesi. Ovviamente, lì dove la persona si possa recare dall'avvocato, soprattutto dal 4 maggio in poi, potrà più facilmente incontrare l'avvocato e potrà dargli carte e mandato per presentare il ricorso. Ma l'aspetto importante è quello di tranquillizzare i cittadini stranieri, perché i termini per le impugnazioni sono sospesi. Cosa sta succedendo invece per quanto riguarda le udienze? È inutile dirvi, come forse starà capitando anche a voi, l'enorme numero di telefonate che mi stanno arrivando da molti clienti preoccupati, perché non sanno effettivamente se quando la loro udienza verrà tenuta e soprattutto se l'udienza verrà tenuta. Mi fermo in particolare sulla situazione che stiamo avendo su Napoli. Su Napoli, presso il Tribunale di Napoli, cosa sta accadendo? Che tutte le udienze che erano già fissate da marzo ad oggi, i giudici le stanno rinviando quasi tutte a dopo l'estate. È notizia di qualche giorno fa di un protocollo raggiunto tra la sezione specializzata in materia immigrazione e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, per decidere come tenere le udienze da quando l'11 maggio ufficialmente i tribunali dovrebbero riaprire. Mi fermo un attimo per spiegarvi però che cosa a marzo è stato stabilito. A marzo è stato stabilito che per tutte le udienze, per evitare assembramenti presso i tribunali, dovranno essere tenute da remoto. Ciò significa che la modalità preferenziale per tenere l'udienza sarà esattamente la stessa modalità telematica con la quale noi stiamo tenendo questa formazione. Ciò significa che normalmente un'udienza per protezione internazionale dovrebbe essere tenuta dall'avvocato sulla piattaforma Team, per esempio, presso il suo studio. Il richiedente asilo ospitato in un CAS, all'interno del CAS, col computer del CAS, e il giudice in tribunale con il proprio computer. In subordine è stato inoltre stabilito che le udienze potranno anche essere trattate semplicemente in maniera cartolare. In maniera cartolare significa che dinanzi al giudice non si va proprio e semplicemente l'avvocato, anzi gli avvocati costituiti, se pensiamo alla protezione internazionale, l'avvocato del richiedente e l'avvocato del ministero, presentano note che il giudice legge e quindi è tutto un processo cartolare, appunto. Per ora a Napoli è stato stabilito che le udienze, la modalità ordinaria della sezione immigrazione sarà quella cartolare. Quindi non si andrà davanti al giudice, ma semplicemente gli avvocati si trasmetteranno memorie. Ovviamente qui però si apre un problema enorme per chi fa immigrazione, che è quello dell'audizione. Noi sappiamo che un momento centrale di tutta la domanda d'asilo è l'audizione dinanzi alla commissione, e nel caso in cui il provvedimento sia negativo, un altro momento fondamentale è l'audizione davanti al giudice, perché in quel caso il richiedente asilo, sulla base del ricorso scritto dal proprio avvocato, potrà manifestare i motivi in maniera ancora più chiara, in maniera appunto diretta, viso a viso, tutti i motivi per i quali ha abbandonato il proprio paese. E nel caso in cui, come sempre accade, la commissione l'abbia ritenuto poco credibile o poco attendibile, davanti al giudice egli avrà appunto un'altra chance per al fine che la sua credibilità e la sua attendibilità venga valutata. Nel momento in cui l'udienza non viene tenuta, cade
capirete come si rischia di pregiudicare un provvedimento giudiziale che ha ad oggetto un diritto fondamentale come quello della protezione internazionale. Allo Stato, nel protocollo firmato da avvocati e magistrati della sezione napoletana, è stato stabilito che l'avvocato costituito possa presentare istanza motivata con il quale spiega le ragioni per le quali ritiene che il richiedente debba essere ascoltato. In questo caso però, ed è questa la precisazione che a me personalmente preoccupa molto come avvocato, tale istanza verrà valutata dal giudice. Quindi se il giudice riterrà che le motivazioni addotte dall'avvocato Aria o dall'avvocato Esposito siano valide per ascoltare il richiedente, procederà a fissare l'audizione. Mentre invece nel caso in cui non vengano ritenuti validi, allora in questo caso non si procederà con l'ascolto del richiedente e il processo sarà solo cartolare. Ovviamente le preoccupazioni che stiamo avendo noi avvocati riguardano soprattutto le categorie più vulnerabili di richiedenti asilo. Mi riferisco in particolare alle donne vittime di tratta. Le donne vittime di tratta, quando hanno il diniego dinanzi alla commissione, perché la commissione ritiene che non siano emersi gli elementi della tratta, il momento di ascolto davanti al giudice diventa un momento fondamentale. Per mia esperienza personale, non vale tanto cosa scrivi nel ricorso, vale quell'audizione che in molti casi è durata ore e in alcuni casi si è sviluppata anche in più giorni, perché il giudice voleva ascoltare a più riprese la signora per capire se fosse o meno attendibile. Se perdiamo questo momento di ascolto, ci rendiamo conto come potrebbe essere leso, nel caso specifico, il diritto alla protezione di una donna vittima di tratta. Purtroppo è una fase ancora in divenire. Io credo, ma ovviamente è una mia opinione, che i giudici in presenza di vulnerabilità, mi riferisco soprattutto ai ricorsi appunto presentati per donne vittime di tratta, preferiranno rinviare a dopo l'estate per vedere che cosa, mi auguro che succeda qualcosa in positivo, che cosa succederà nel nostro paese, se le cose andranno meglio a livello sociosanitario, se magari verrà trovato un vaccino, e quindi appunto per evitare di prendere una decisione senza aver ascoltato il richiedente. Ma ribadisco, per capire meglio come tutto si svilupperà, dobbiamo aspettare l'effettiva ripresa e dobbiamo capire anche, ripeto, l'evolversi del virus, in maniera particolare da lunedì, quando molte attività di fatto verranno riprese. Qualcuno mi domandava nei giorni scorsi quale sarà i tempi per i ricorsi già depositati. A Napoli, per esempio, normalmente le udienze vengono fissate dopo un anno dal deposito del ricorso. Anche in questo caso ho l'obbligo di mettere tanti punti interrogativi, ma credo che i tempi ordinari, che di fatto erano già lunghi, si allungheranno ancora di più. Perché dovete considerare che per quasi 2 mesi, da inizio marzo, oggi siamo al 28 aprile, i giudici hanno rinviato tutte le udienze già fissate. Quindi dovranno prima rifissare le udienze che hanno spostato, per poi fissare i ricorsi le cui udienze non erano state ancora fissate. Quindi se normalmente il termine di fissazione dell'udienza era di un anno, probabilmente si prolungherà ancora di più di diversi mesi. Ovviamente vale quello che già ho detto prima, dobbiamo capire alla ripresa che cosa succederà per capire meglio le tempistiche. Ovviamente la preoccupazione di noi avvocati è che questa situazione possa giustificare
ulteriori lesioni in termini giudiziali dei richiedenti asilo. Ovviamente parlo di ulteriori perché i richiedenti asilo già hanno avuto gravi lesioni per ciò che riguarda il diritto di difesa costituzionalmente garantito con le scellerate riforme prima di Minniti che ha tolto l'appello, quindi il secondo grado di giudizio, e poi di Salvini che ha negato la protezione umanitaria. E tra l'altro, se andiamo a vedere i dati e le testimonianze delle tante associazioni che a carattere nazionale lavorano con i senza fissa dimora, in maniera particolare in un momento così grave di emergenza, ci renderemo conto che molte persone che attualmente stranieri che si trovano in strada sono persone che hanno perso l'accoglienza e il permesso di soggiorno per effetto appunto dello scellerato decreto Salvini. E la speranza è quella che magari, rendendosi conto il governo centrale in un momento sociale così delicato delle fragilità che queste riforme hanno comportato, si possa riprendere con la ripresa, perdonatemi il gioco di parole, il discorso che sembrava che il governo stava portando avanti, che è quello di abrogare i due decreti Salvini, o almeno di abrogarli in parte. Per quanto riguarda le riforme allo stato del governo, come già vi ho detto inizialmente, un'altra riforma che sembrerebbe che il governo stia valutando è quella di una regolarizzazione. Il problema è che la bozza che sta girando sembrerebbe prevedere una regolarizzazione esclusivamente per chi dimostri la possibilità di avere un contratto nel settore dell'agricoltura o della pesca. Il governo, cioè, vuole fare una regolarizzazione sulla base di un suo interesse. Mi mancano i lavoratori in quel settore produttivo e quindi li regolarizzo. Come ASGI potete andare sul sito e leggere la nostra proposta che in pochi giorni è stata fatta propria anche da tantissime altre associazioni, è quella invece di prevedere una regolarizzazione più ampia sulla base di due principi. Il primo, che è quello sociosanitario. Se regolarizziamo le persone non sono più invisibili, hanno i diritti sociali garantiti e quindi sono persone, ma soprattutto cittadini, che possono essere meglio tutelati in un momento sociale così fragile, dove già chi ha un permesso ha visto lesi i suoi diritti fondamentali. Immaginiamo chi il permesso non lo ha. Ma soprattutto l'ASGI fa queste riflessioni partendo anche dai dati, e molti di voi sanno di cosa parlo, che da troppi anni non esce una sanatoria sul territorio nazionale e c'è necessità, e i dati sono chiari, che c'è una frangia di popolazione enorme che da anni lavora, anche se a nero, i cui figli vanno a scuola, ma da anni non ha avuto la possibilità di regolarizzarsi. E sappiamo anche che proprio la mancanza di canali legali di regolarizzazione ha portato un aumento a dismisura delle domande d'asilo. Perché è ovvio che lì dove io non ho altri modi per regolarizzarmi, propongo magari domanda d'asilo. Ed infatti, come ASGI, abbiamo anche sottolineato che una regolarizzazione, secondo le indicazioni che noi abbiamo suggerito, consentirebbe anche di alleggerire il peso di tutti i procedimenti giudiziari che in questo momento pendono presso le diverse sezioni specializzate presenti sul territorio, perché magari molte persone che hanno in pendenza la domanda d'asilo e il relativo ricorso dinanzi al tribunale potrebbero regolarizzarsi magari con un contratto di lavoro e quindi mettere da parte la domanda d'asilo come presentata.
Un altro settore molto a rischio e che sta sentendo gli effetti nefasti della crisi del Covid è quello delle colf e delle badanti. Non so se avete letto tutti i provvedimenti previsti per i lavoratori dipendenti che soprattutto con il Cura Italia sono stati presi, cassa integrazione in deroga, congedi e tante altre forme, che si sono succedute poi in diversi decreti, ma ribadisco, le misure più importanti sono state prese dal decreto Cura Italia. Se leggete però il decreto Cura Italia, quello che emerge è evidente che una categoria di lavoratori che non è stata presa affatto in considerazione è quella dei lavoratori domestici. Allo stato attuale, i lavoratori domestici, che come voi ben sapete sono quasi tutti cittadini stranieri, soprattutto dell'Est Europa, non hanno avuto alcuna tutela. Quindi attualmente signore che svolgevano attività di badanti presso alcune famiglie, di fatto non stanno lavorando più perché le famiglie, per paura dei contagi, hanno preferito non farle più andare a lavorare. Ma non stanno lavorando, non stanno percependo stipendio, ma non stanno neanche percependo le indennità previste per altri lavoratori del settore privato. Tra l'altro, contrariamente a delle notizie che sono state riportate, per i lavoratori domestici non si estende il divieto di licenziamento. Quindi questo significa che se avete clienti oppure in carico donne straniere che lavorano come badanti, che non stanno percependo stipendio, il contratto può essere rescisso in maniera tale che la signora possa ottenere la NASPI come forma di sostegno. Il problema che mi hanno posto molti miei clienti e amiche che lavorano nel settore domestico è la preoccupazione di perdere il contratto di lavoro a cui è collegato ovviamente il permesso di soggiorno. Quindi, ancora di più, ci rendiamo conto di come il settore dei lavoratori domestici sia molto pregiudicato, perché di fatto non ha avuto alcun aiuto. Sembrerebbe che nei prossimi provvedimenti del governo verranno prese delle misure appunto per i lavoratori domestici, prevedendo, così come previsto anche per noi avvocati e per altre categorie di lavoratori, un reddito di ultima istanza o almeno un sussidio. Voglio concludere questo mio intervento con il problema delle misure di sostegno al benessere alimentare, e cioè il problema dei bonus spesa. Io credo che molti di voi abbiano già letto il meraviglioso provvedimento del Tribunale di Roma, provvedimento del Tribunale di Roma con il quale è stato disposto che il bonus spesa debba essere dato anche ai cittadini stranieri irregolari. Questa sentenza è fondamentale perché, secondo me, le basi per tante battaglie che nei prossimi mesi noi che lavoriamo nel settore dell'immigrazione dovremo portare avanti. Io però direi un attimo di parlare dei buoni spesa, capire che cosa sono i buoni spesa, per poi arrivare al provvedimento del Tribunale di Roma. A marzo, con i diversi provvedimenti, in particolare con il Cura Italia, il governo decide di stanziare dei soldi ai comuni affinché vengano erogati appunto dei bonus spesa in favore delle famiglie indigenti e in particolare delle famiglie che si trovano in difficoltà. Ovviamente tali interventi nascono dall'osservazione della situazione di indigenza nella quale si stavano trovando moltissime famiglie. Purtroppo
situazione nella quale si trovano tuttora. Sulla base del Cura Italia viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 marzo l'ordinanza del Capo della Protezione Civile che sancisce appunto le misure e gli interventi relativi al rischio sanitario, mediante appunto l'assegnazione ai comuni italiani di un contributo pari a 400 milioni di euro. In tale ordinanza si parla di misure urgenti di solidarietà alimentare. Sostanzialmente l'ordinanza della Protezione Civile dice che verranno stanziati ai comuni queste somme al fine di assegnare alle famiglie bisognose buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari oppure per dare appunto dei buoni per l'acquisto di generi alimentari o di prodotti di prima necessità. L'aspetto che più ci interessa di questa ordinanza è che nell'ordinanza della Protezione Civile viene stabilito che ciascun comune deve individuare la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici dall'emergenza Covid. Con questa ordinanza la Protezione Civile rimette poi ai singoli comuni, sulla base di quello che vi ho detto, di indicare le famiglie bisognose. Nello specifico viene dato ampio mandato ai servizi sociali, sulla base del principio che sono soprattutto i servizi sociali che hanno la misura dei bisogni e sanno quali sono le famiglie che nella propria municipalità versano in uno stato di bisogno perché magari già erano state prese in carica dai servizi civili, dai servizi sociali. Che cosa succede all'indomani dell'ordinanza? Succede che i comuni italiani decidono in maniera arbitraria, secondo noi avvocati dell'ASGI, di discostarsi da quanto indicato dall'ordinanza della Protezione Civile che faceva riferimento a famiglie bisognose e molti comuni iniziano a stabilire dei criteri molto molto restrittivi. Ed inutile dirvi che questi criteri restrittivi vanno soprattutto a danno dei cittadini stranieri. Si parte dal fatto che quasi tutti i comuni, escludendone alcuni come Palermo e Avellino, decidono di indicare come requisito essenziale la residenza, lì dove per residenza si intende la residenza anagrafica. È inutile dirvi che lì dove mi vieni a chiedere la residenza anagrafica vuol dire che stai escludendo tutti i cittadini stranieri che non hanno permesso di soggiorno e che quindi per l'effetto non si possono iscrivere all'anagrafe, nonché i richiedenti asilo che per effetto della riforma di Salvini non si iscrivono all'anagrafe, anche se nello stesso decreto Salvini viene indicato che la mancanza di iscrizione anagrafica non deve pregiudicare i diritti civili e sociali. Quindi quasi tutti i comuni stabiliscono il principio della residenza. E poi ci sono comuni ancora più fantasiosi, come il comune di Ferrara, che stabilisce non solo la residenza, ma stabilisce che i cittadini stranieri potranno ottenere questa misura di sostegno, che lo ribadisco, è a carattere alimentare, soltanto quelli in possesso di permesso per lungo soggiornante. Quindi di un permesso, come voi ben sapete, di 5 anni, cioè di un permesso che io posso ottenere dopo che sono stato residente per 5 anni. Da qui, come servizio antidiscriminazione dell'ASGI, a seconda della regione e a seconda della tipologia del bando, facciamo partire tutta una serie di lettere ai comuni.
Nello specifico, io come servizio antidiscriminazione della Campania ho inviato lettere al comune di Castelvolturno, di Marigliano, di Giugliano, di Palma Campania e di Napoli. A Napoli poi ci arriveremo tra un minuto. Poiché molti comuni non hanno risposto alle indicazioni date dall'ASGI, noi in particolare sottolineavamo il carattere discriminatorio di prevedere la residenza per un sostegno che ricordiamo è alimentare, quindi è legato ad un diritto essenziale che deve essere riconosciuto a tutti, lì dove i comuni non ci hanno risposto, abbiamo deciso di presentare dei ricorsi antidiscriminatori. Tra questi ricorsi è stato presentato appunto ricorso al Tribunale contro il Comune di Ferrara, è stata fissata l'udienza in quel caso, non è stata ancora discussa, e dei colleghi romani dell'ASGI presentano due ricorsi d'urgenza, come vi ho detto prima, i famosi ricorsi ex 700, per due tipologie distinte di cittadini stranieri. Ne presentano uno per una donna che aveva ottenuto lo status di vittima di tratta, ma non era riuscita a chiedere il permesso perché la questura aveva chiuso, e ne chiedono uno per una famiglia irregolare. Nel primo caso il giudice dice: poiché la signora è titolare di status, ma per motivi non dipendenti dalla sua volontà non ha potuto chiedere il permesso di soggiorno, io ordino al Comune di Roma di accettare la sua domanda, quindi la signora ha potuto presentare domanda per ottenere il buono spesa. Nel secondo caso, quello della famiglia irregolare, ed è un'ordinanza che io vi invito a leggere perché è un'ordinanza davvero molto 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 bella, il giudice va ancora oltre. Il giudice dice: poiché questa famiglia è irregolare, poiché questa famiglia ha tre minori presenti sul territorio che vanno regolarmente a scuola, quindi non è proprio in discussione il discorso che siano presenti sul territorio romano, perché i minori vanno a scuola. In questo caso, poiché la misura è a carattere alimentare e quindi non si può fare distinzione tra chi ha la residenza e chi non ha la residenza, perché nella Costituzione italiana, quando si dice che tutti i cittadini sono uguali e hanno pari diritti essenziali, cittadini non si intende cittadini italiani e non si intende chi ha la residenza e chi non l'ha, ma si intende tutte le persone presenti sul territorio, siano esse straniere, siano esse italiane, e che in quel momento hanno bisogno di una misura che si ricollega al diritto all'alimentazione e quindi al diritto alla dignità umana, che è inviolabile, che non può essere toccata. Per effetto di tale precisazione, il giudice va ancora oltre rispetto al primo giudice di Roma e concede il bonus, cioè non dice la famiglia deve presentare la domanda per il bonus spesa, ma dice ha diritto al buono spesa. Ovviamente siamo ancora in fase cautelare, anche se i procedimenti sono esecutivi, e dovremo aspettare l'evolversi della vicenda. E anche dei diversi ricorsi che vi ho detto sono stati depositati su tutto il territorio nazionale. In Campania invece che cosa è successo? In Campania è successo, nello specifico perché l'ho curati io questi ricorsi, che ieri ho fatto partire due articoli 700, anzi quattro articoli 700, tre contro il comune di Palma Campania e uno contro il comune di Napoli. Le situazioni sono differenti tra Palma Campania e Napoli. Palma Campania infatti aveva stabilito come requisito per l'accesso al bonus la residenza. Come ASGI abbiamo presentato una diffida, il comune di Palma Campania non ha neanche risposto a tale diffida e non ha modificato l'avviso. Per l'effetto, ho raccolto insieme con un'altra collega molto attiva su quel territorio le procure di tre richiedenti asilo,
che, come già abbiamo detto, non possono iscriversi all'anagrafe per motivi indipendenti dalla propria volontà. E abbiamo presentato questo ricorso dove sostanzialmente abbiamo fatto riferimento al decreto Salvini dicendo: guardate, queste persone sono domiciliate sul territorio perché tutte le carte collegate alla richiesta, in tutte le carte collegate alla richiesta asilo emerge che si trovano sul territorio di Palma Campania, ma non possono chiedere la residenza per motivi appunto indipendenti, ma per una legge che non lo consente. Quindi abbiamo chiesto che venga emesso un provvedimento in udita altera parte, cioè ancora prima che venga fissata l'udienza, affinché queste persone possano accedere al beneficio. A Napoli invece il ricorso l'ho presentato per un nucleo familiare che, così come quello di Roma, non ha il permesso di soggiorno. Nello specifico è una famiglia georgiana composta dalla madre e dei 3 figli minori che frequentano regolarmente la scuola sul territorio napoletano. Nello specifico la signora ad inizio marzo ha ottenuto con provvedimento del Tribunale per i minorenni il riconoscimento del permesso articolo 31, quello rilasciato appunto dal Tribunale, per un periodo di anni 4. Ma la signora, ovviamente, poiché il provvedimento è arrivato il 10 marzo, quando di fatto il governo Conte ha chiuso anche tutto il sud Italia, la signora non si è potuta recare all'ufficio immigrazione. Però, a dir la verità, io ho cercato di costruire il ricorso sul discorso della irregolarità e non tanto sul discorso che non aveva potuto presentare il permesso di soggiorno, perché vorrei che il Tribunale di Napoli si pronunciasse sul discorso della residenza, e cioè nello specifico, perché questo è il senso del ricorso antidiscriminatorio, che il Tribunale di Napoli mettesse nero su bianco che richiedere la residenza per una misura di sostegno al benessere alimentare è discriminatorio. È discriminatorio nei confronti dei cittadini stranieri, sia per i principi, come già vi ho detto, espressi dalla Costituzione italiana, e in particolare dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, che parlano dei diritti inviolabili, ma i diritti che vengono violati della Costituzione sono innumerevoli. Basta pensare anche al diritto alla salute, perché se io non ho la possibilità di nutrirmi è normale che questo avrà degli effetti nefasti anche sul mio diritto alla salute. Ma tali provvedimenti, cioè il fatto di richiedere la residenza, sono contrari anche al testo unico sull'immigrazione, dove nelle disposizioni del testo unico, in alcune disposizioni viene detto in maniera chiara che i diritti inalienabili devono essere garantiti a tutti i cittadini stranieri comunque presenti sul territorio, ed infatti ai cittadini stranieri irregolari, come noi ben sappiamo, vengono comunque garantite le cure necessarie ed urgenti da un punto di vista medico-sanitario, perché è normale che tu i diritti costituzionali li devi sempre e comunque tutelare. Per quanto riguarda il territorio napoletano, si è posto un altro problema e alcuni colleghi dell'ASGI napoletani stanno lavorando ad un altro tipo di ricorso. A Napoli si è creato il problema che, se voi andate a leggere l'avviso sui buoni spesa del Comune di Napoli, vi dice tra i requisiti la residenza sul territorio napoletano, e poi si fa riferimento ai richiedenti asilo o a coloro che sono in attesa del riconoscimento della protezione internazionale. Quando noi avvocati immigrazionisti abbiamo letto l'avviso, abbiamo pensato in positivo della preparazione del comune, perché abbiamo detto: che comune virtuoso, prevede sì la residenza, però poi fa riferimento ai richiedenti asilo che all'anagrafe non si possono iscrivere e che quindi per l'effetto non possono avere la residenza. Ed invece ci sono stati segnalati tantissimi dinieghi avverso il riconoscimento dei buoni spesa in danno
dei richiedenti asilo, perché il comune di Napoli ha detto tu non hai la residenza e quindi non puoi avere il buono spesa. Ovviamente in questo caso abbiamo preso questi dinieghi e stiamo facendo un'altra tipologia di ricorso, perché in questo caso non è un ricorso antidiscriminatorio, ma è un ricorso avverso quello specifico diniego, lì dove tu nel bando dici che io richiedente asilo posso presentare la domanda e poi me la dinieghi perché dici che non è la residenza, quando io la residenza non la posso avere ai sensi di legge. Quindi allo stato attuale cosa potrebbe verificarsi a Napoli? Vorrei essere positiva, nonostante in questo momento ci sono tantissimi motivi per non essere positivi, ma dobbiamo esserlo ancora di più. Che se va bene il ricorso antidiscriminatorio, il Tribunale di Napoli potrebbe sancire sulla scia di quello di Roma che l'avviso del Comune di Napoli è discriminatorio e quindi per l'effetto queste misure di sostegno potrebbero essere aperte anche agli irregolari. Se invece, e se poi contestualmente andasse bene l'altro 700, quello sui richiedenti asilo, allora potrebbero essere ridiscusse tutte le domande rigettate, regolarmente presentate dai richiedenti asilo. Ovviamente nei prossimi giorni avremo le prime notizie e pubblicheremo tutto sul sito dell'ASGI, ma anche tramite il CIDIS e altre associazioni pubblicheremo quello che succederà, al fine appunto la speranza è questa di far sì che questo diritto inalienabile venga riconosciuto a tutti. Io prima vi ho detto che la decisione di Roma è stata fondamentale. Perché vi ho detto questo? E poi finisco il mio intervento. Poiché, pur essendo positivi, lo sappiamo tutti che a breve si aprirà una crisi economica gravissima nel nostro paese e sappiamo benissimo che purtroppo negli anni, quando si sono avuti delle crisi e sono stati offerti dei sussidi alla popolazione, in molti casi la politica predominante è stata quella del prima gli italiani. Quindi, qualora ci fossero altre pronunce che sanciscono come in un periodo di emergenza i diritti fondamentali non devono essere toccati a nessuno, sia esso cittadino straniero regolare o meno, queste pronunce potrebbero poi tornare utili per futuri provvedimenti legislativi che magari tenderanno ad escludere la popolazione straniera. Grazie dell'attenzione. Perfetto, grazie mille Roberta per la tua lezione che è stata chiara, precisa, puntuale, estremamente aggiornata e grazie soprattutto per il tuo lavoro e quello che tu e i tuoi colleghi svolgete quotidianamente. Sono pervenute molte domande nel frattempo e anche molti complimenti relativi insomma alla tua esposizione. Io invito chi le ha proposte, se vuole diciamo parlare autonomamente con il microfono aperto, così abbiamo anche un'interazione tra di noi. Procedo ad anticiparle. Allora, ci chiedono, nel caso in cui nel testo convertito del Cura Italia sia confermato, come indicato, la proroga dei permessi di soggiorno scaduti alla data del 31 agosto 2020, tale termine è valido anche per i titoli scaduti nel periodo tra il 31 gennaio e 15 aprile o solo per quelli scaduti successivamente al 15 aprile? Allora, in questo caso dobbiamo aspettare il testo, perché se il testo dirà che tutti i permessi scadenza da gennaio al momento di emanazione del decreto Cura Italia convertito sono prorogati ad agosto, allora
prenderà tutti. Se invece farà delle differenze e partirà ad aprile, allora varrà soltanto per quelli di aprile. Dobbiamo aspettare il testo definitivo, Arianne, come già ho detto prima, è inutile dire che poi prepareremo nuove schede come ASGI sugli argomenti, affinché tutti gli operatori siano aggiornati e preparati sull'argomento. Dobbiamo aspettare, su questo non posso essere ancora precisa. Perfetto, grazie. Continuo a riportare le domande che ci stanno ponendo. Ci chiedono, in caso di regolarizzazione o sanatoria, quali documenti potrebbe richiedere la questura? Ad esempio, passaporto, dichiarazione di ospitalità, contratto di locazione, eccetera. Allora, il contratto di locazione non credo che lo possa richiedere perché trattiamo di cittadini irregolari, a meno che la sanatoria poi non potrebbe riguardare anche richiedenti asilo, ma ripeto, dovremmo vedere la legge. Probabilmente quello che richiederà tra i documenti richiesti sarà la prova che da una certa data le persone erano già presenti sul territorio, che è da sempre stato una spada di Damocle per tutte le altre sanatorie, cioè capire quale documentazione effettivamente voglia, perché la documentazione che sono presente potrebbe essere data anche da una ONLUS, che dice io già seguivo il cittadino bengalese e quindi certifico che era presente sul territorio. Quindi sì, non è escluso che richiedano ospitalità per la presenza sul territorio, però Arianna, mancando la legge, dobbiamo aspettare. Dobbiamo aspettare che documenti richiedano. Perfetto, passiamo a un'altra domanda che ci chiedono. Che tipologia di regolarizzazione in riferimento alla regolarizzazione più ampia sarebbe ipotizzata nel caso in cui passi questo provvedimento e questa richiesta? Allora, se ho capito bene, che tipo di che tipo di regolarizzazione più ampia se passasse la proposta dell'ASGI? Se passasse la proposta presentata da noi come associazione, sarebbe una vera e propria sanatoria che riguarda tutti, perché allo stato attuale, almeno quella che sembra all'esame del governo, riguarda soltanto chi abbia il datore di lavoro che ha l'azienda agricola e che dice io voglio che questa persona lavori con me. Quindi se io ho un'altra tipologia di contratto in un ristorante non potrei accedere a questa sanatoria. La nostra proposta è invece di prendere tutti i settori occupazionali. Perfetto, certo. Una domanda che è arrivata ora, in cui ci chiedono, dalla chat in questo momento, se contro il comune che non dà i buoni si può fare ricorso attraverso un avvocato per atto illeggibile, solo per gli stranieri richiedenti asilo, oppure per tutti gli stranieri che attualmente non hanno residenza italiana. Allora, noi come associazione, anche io come avvocato Aria, il ricorso l'ho presentato sia per quelli irregolari sia per i richiedenti asilo, ma il ricorso che noi come associazione stiamo promuovendo su tutto il territorio nazionale è aperto a tutti, sulla base del principio appunto che un diritto fondamentale è quello della cura e dell'alimentazione che va riconosciuto a tutti. Quindi lì dove ci sia un bando comunale che o esclude i richiedenti asilo, come nel caso di Palma Campania, o esclude gli irregolari per chi chiede la residenza, sì, si può presentare ricorso. L'unica cosa è che va presentato velocemente perché i buoni stanno finendo, perché già li stanno erogando da un po'. Perfetto. Un'altra domanda, un po' più, diciamo, sociopolitica, ci chiedevano all'inizio della lezione. Se il governo si sta muovendo nella direzione di regolarizzare solo chi lavora nel settore agricolo e nei campi, se questa cosa non sia dovuta al fatto che i principali sindacati e le associazioni si concentrano solo lì e quindi questo fa in modo che la regolarizzazione non sia aperta a tutti.
No, io credo che non sia un problema di sindacati, sicuramente è anche un problema di sindacati e vai a vedere il discorso che ho fatto prima delle colf e delle badanti che non hanno un sindacato forte alle loro spalle e poi sono quasi tutti lavoratori stranieri. Io credo che perché il governo si sia reso conto che mancano proprio lavoratori e questo è il periodo del raccolto, quindi c'è proprio l'emergenza. Infatti noi come ASDI diciamo questo, cioè in un momento così importante diamo finalmente una svolta all'immigrazione, non continuiamo a fare riforme soltanto perché per motivi opportunistici o come dicevi tu all'inizio per motivi emergenziali, cioè cerchiamo di capire finalmente che i cittadini stranieri sono parte del tessuto sociale. E diciamo che in questo momento noi, soprattutto come attivisti, come operatori sociali, potremmo portare avanti una campagna importante su questo, perché ora è il momento. Perché io consiglio su internet, c'è una rivista che si chiama Questione Giustizia. Leggete l'articolo dell'avvocato bolognese Nazarena Zorzella. Nazarena è un'amica che è molto più grande di me, da 30 anni si occupa di questa materia ed è un articolo molto molto bello che vi mette in risalto tutto quanto accaduto, un po' come la mia lezione negli ultimi mesi. E lei proprio questo dice: il Covid ci ha dimostrato sostanzialmente che siamo tutti sulla stessa barca, quindi dovremmo remare tutti quanti per migliorare la situazione. Infatti c'era una frase che ho letto oggi e che mi è piaciuta molto: andrà tutto bene se tutti staremo bene. Anche perché se proprio vogliamo fare un discorso utilitaristico, se tu non migliori, e questo sarà sicuramente l'argomento trattato da Erminia, la situazione nei ghetti agricoli, Piana del Sele, Rosarno, Foggia, il rischio che poi l'epidemia si scateni lì arriverà anche a noi, quindi tu non puoi chiudere per l'ennesima volta la finestra. Perché riguarda proprio tutti ora, se vogliamo fare un discorso utilitaristico. Questo è un altro dei problemi che ha sollevato l'ASGI. Certo. E, mentre aspetto anche che qualcuno si prenoti, nel frattempo vorrei portare avanti anche la discussione rispetto a un tema molto importante che tu avevi iniziato ad affrontare, che è quello della questione sanitaria e del diritto alla salute di tutta la popolazione. Ora, mai come in questo periodo, probabilmente ci rendiamo conto di quanto sia indispensabile anche avere un servizio sanitario universalistico che sia pubblico e sia garantito, diciamo, a tutte le fasce sociali, anche perché proprio in questo periodo l'epidemiologia è, diciamo, la regina delle discussioni, è stata tralasciata per anni, invece ci rendiamo conto che la salute di tutta la popolazione è necessariamente importante e deve essere tutelata al di là dello status giuridico di ciascuno. Io in questo ti chiedo, pensi che ci saranno anche dei passi in avanti in questo e se sarà prevista, ecco, anche una tutela maggiore all'interno di tante situazioni dal punto di vista sanitario per tutti? Allora, il discorso che secondo me sarà ripreso da Erminia prima di tutto è che quello che tu affronti si sposa col problema dell'accoglienza, perché ovviamente tu in strutture come dicevo all'inizio, dove si trovano 200 e 500 persone, non puoi pensare che già in generale le condizioni sociosanitarie siano ottimali e degne di un paese civile. Quindi si dovrebbe già ridiscutere questo, che poi è quello smantellato dal decreto Salvini che ha smantellato il sistema dello SPRAR. Ok? Quindi potrebbe essere l'occasione per, partendo dalla salute, per rivedere l'accoglienza e, come dicevo, magari per ridiscutere l'abrogazione soprattutto del primo decreto Salvini. E poi anche magari sulla spinta di medici che da anni sono medici STP o medici ENI per gli stranieri presenti regolarmente sul territorio, per aumentare, tra virgolette, i livelli dell'assistenza che vengono garantiti ai cittadini stranieri irregolari. Anche perché ricordiamo, Arianna, un problema gravissimo in Italia, che nonostante la legge dica che tutti i bambini, anche quelli nati da genitori irregolari, abbiano diritto al pediatra,
In Italia, in quasi tutte le regioni, tra cui la Campania, ai bambini figli di genitori irregolari non viene garantito il pediatra. E quindi noi sappiamo che un bambino che non ha il pediatra è un bambino già che a livello di tutela del diritto alla salute parte dalle retrovie, perché il pediatra appunto ti cura nella crescita. Quindi questo, come dicevi tu, potrebbe essere la base per portare avanti altre battaglie, tra cui sanità e accoglienza. Perfetto, grazie. Aprirei il microfono a Marilena che ci chiede una domanda. Mi sentite? Salve, buonasera. Sì. Buonasera a tutti. Io volevo chiedere una cosa che riguarda invece la questione fitti, perché noi sappiamo che anche l'affitto e le agevolazioni per l'affitto sono un grosso problema. Soprattutto perché tutte le misure che la regione avrà intenzione di prenderle, su questo mi sembra che ancora non è proprio chiaro quali saranno le forme di sussidio, come verranno elargite, ma saranno comunque legate a un contratto di fitto, cosa che crea in molti casi delle problematiche. Sappiamo che ad oggi ci sono arrivate delle segnalazioni di aggressioni dei proprietari di casa nei confronti degli inquilini che non potevano pagare l'affitto. L'intervento dei carabinieri non è stato risolutivo in questo senso, perché laddove non c'era presenza di permesso di soggiorno, questi stessi inquilini sono stati non solo denunciati, ma sono state fatte anche delle espulsioni. Quindi la mia domanda è: ci sono delle iniziative o come, quali forme di tutela il mondo dell'associazionismo, noi operatori, possiamo mettere in pratica in questo senso per fare in modo che questo venga evitato o quantomeno che non ci siano poi ripercussioni anche legali verso chi ha problemi a pagare l'affitto e il canone? Grazie mille. Allora, Marilena, tu ti rivolgi soprattutto agli irregolari, giusto? Perché dovremmo fare differenza tra chi ha un contratto e chi non ha un contratto. Sì, soprattutto agli irregolari. Allora, il discorso purtroppo è complicato, perché appunto, come dicevamo, gli irregolari sono una fascia debolissima. Anche alcuni miei clienti sono arrivati padroni di casa a bussare alla porta e tramite l'intervento dell'avvocato e dei carabinieri io sono stata un po' più fortunata e la situazione è rientrata. Giuridicamente, io ti posso parlare giuridicamente. Giuridicamente, se Roberta Aria occupa un immobile senza contratto, il padrone di casa non ha il diritto di prendere, di venire ora a casa mia, prendermi e buttarmi per strada, ma dovrebbe iniziare una vera e propria azione giudiziaria che tecnicamente si chiama occupazione senza titolo. Quindi lì dove un padrone di casa prende una persona e fisicamente, come è stato segnalato anche a me, la butti fuori di casa, non è una cosa che la persona può fare. Però purtroppo, se tu mi dici che neanche l'intervento delle forze dell'ordine ha sortito gli effetti sperati, allora purtroppo non so quale consiglio dare, perché nel mio caso l'intervento dei carabinieri l'ha sventato, perché ho spiegato giuridicamente che non lo poteva fare. Da un punto di vista dei bonus, sono partiti i fondi della regione, l'hanno pubblicati mi pare 2 giorni fa, che verranno dati, sono fondi che vengono dati ai servizi sociali presenti sul territorio. Quindi se io vado ora dai servizi sociali e dico che ho problemi a pagare l'affitto, i servizi sociali potrebbero chiedere i fondi che ha dato la regione. Devo ancora studiare il provvedimento per capire se effettivamente anche in questo caso, un po' come il bonus affitto, non si possa cercare di sviluppare lo stesso discorso, che è un bonus che devi riconoscere a tutti se io ti provo che sono in quell'abitazione. Grazie. Una domanda che ci pone Marcella. Dice e chiede: al netto della tutela dei diritti fondamentali, non è rischioso per stranieri irregolari fare ricorso al comune per ricevere il buono spesa e in un certo senso uscire allo scoperto, tra virgolette, nei confronti di questo ente? Allora, che il comune poi faccia la segnalazione alla questura sulla persona irregolare lo escludo. Io nel mio caso mi sono tutelata, perché la signora, appena riapriranno le questure, potrà richiedere il permesso articolo 31, però lo escludo, anche perché di fatto potresti anche evitare
poi di... No, comunque lo escludo il rischio. Sicuramente che poi un dirigente possa chiamare l'ufficio immigrazione potrebbe avvenire. Ho capito che dice per, un po' per ripicca, dire tu mi hai fatto ricorso e io ti faccio espellere. Sì, un percentuale di 5% di rischio c'è, però il vero problema è che se non si fanno queste battaglie, come dicevo prima, rischiamo di non avere le armi per tutte le esclusioni che ho paura ci saranno dal 4 maggio in poi. Questo è il vero problema. Ok, un'altra domanda ci chiede, noi ovviamente diciamo che poi tutto questo materiale potrà essere, diciamo, inviato e condiviso, se si possono avere gli estremi della sentenza del Tribunale di Roma sui buoni spesa. Arianna, datemi un attimo soltanto tempo, tra oggi e domani invio a te tutto il materiale circolare, ma soprattutto le sentenze, in maniera tale che poi tu le giri ai partecipanti, penso vada bene, giusto? Perfetto, perfetto. E... una persona vuole fare una domanda, gli aprirei il microfono. No, io può penso. parlare. Sì, prego. Perfetto. Ciao, ciao a tutti, ciao Roberta, sono Brunella. Ciao Brunella. Ciao. Allora, io mi collego insomma alla questione del bonus affitti. Perché con la nostra associazione, che è l'associazione Piano Terra, stavamo cercando di capire meglio questo avviso della Regione Campania e come nei fatti è stato recepito dal Comune di Napoli. Roberta in questo già ci ha dato una grandissima mano, insomma, nel senso che lei ci schematicamente, insomma, ci informa ed eravamo, insomma, state aggiornate anche da lei da questo bonus affitti. Ora, per quanto riguarda il Comune di Napoli, è possibile fare questa richiesta fino al 7 maggio, dove sicuramente viene richiesta il permesso di soggiorno e quindi qui parliamo, insomma, di una possibilità riconosciuta soltanto a coloro che sono titolari di appunto del permesso di soggiorno, ma quello che io invece vorrei sollevare è la questione su come presentare questa domanda, nel senso che nell'avviso della Regione Campania c'è scritto che le domande fatte ai comuni che hanno la facoltà di servirsi di centri di assistenza fiscale, quindi dei CAF per la presentazione, per inoltrare la domanda, oppure di organizzazioni sindacali. Il comune di Napoli, nello specifico, non fa menzione di questa possibilità, vale a dire questa richiesta sembra possa essere fatta dal richiedente attraverso un indirizzo PEC. Quindi io penso, insomma, che questa modalità sia del fatto, cioè, escluda di fatto tutti coloro che non hanno una PEC e non hanno una dimestichezza, insomma, con questo tipo di dispositivi. Brunella, Quindi quindi richiede soltanto a mezzo PEC, non fa per sì. riferimento. No, scusami, ti ho interrotto. Il mezzo PEC. Non fa riferimento alla possibilità, qualora non si avesse la PEC, di andare direttamente all'ufficio e di presentare lì la domanda. No, esclusivamente mezzo PEC. Il Comune di Napoli mi No, sta si va di male in peggio, cioè nel senso peggio. che per il bonus E allora spesa c'era la possibilità di rivolgersi ad uno dei CAF convenzionati, qui invece non è stato neanche pubblicato l'elenco dei CAF convenzionati e c'è scritto che soltanto tanto a mezzo PEC può essere inoltrata la domanda. Quindi volevo capire, e questo vale sia per i cittadini stranieri regolari che per i cittadini, insomma, italiani, insomma, se può essere fatta, insomma, diciamo, se si può agire, insomma, al Comune di Napoli, perché non lo so, penso che io sia una farei. modalità. No, non è una modalità consona perché così non la garantisci a tutti. Non la Perché garantisce a tutti, tutti. infatti è questa la cosa. Io sarei per l'idea di fare una diffida legale inviato a quell'indirizzo PEC e al Comune di Napoli facendo riferimento a questo, cioè di prevedere una modalità alternativa. Però per il discorso che prima faceva anche Marilena, se ricordo bene, sul ruolo delle associazioni in questo momento, si potrebbe anche pensare che più associazioni
presenti in un esposto al comune, all'assessore, dicendo però ovviamente nel giro di pochissimi giorni, dicendo guardate, c'è stato questo avviso, prevedete solo questo, ma non vi sembra che sia il caso di aprire anche ad un'altra modalità, liberamente accessibile da tutti? Ok, sì, sì. Quindi questo va fatto e va fatto velocemente, anche se mi rendo conto che ultimamente va fatto sempre tutto velocemente, non è facile stare dietro a tutte le esigenze. Quindi tu, diciamo, tu consigli di farlo all'indirizzo PEC individuato dal comune? Sì, però anche al protocollo del comune, all'assessore, a tutti gli indirizzi possibili. Ok, ok. Grazie. Bene, aprirei il microfono a Roberta Caprari, che ha posto una domanda in chat. Salve, mi sentite? Sì. Sì. Salve, buonasera. Niente, io vorrei sapere, per quanto riguarda la, nel mio paesino, perché sto sentendo, sto sentendo per vedere se ci sono immigrati irregolari, stranieri irregolari, per aiutarli. E quando si tratta di fare ricorso, no, per i buoni pasto, per atto illegittimo, ma l'avvocato non lo pagano, viene preso da un'associazione, è gratuito, come funziona? Gratuito. Io ho fatto tutto con il gratuito patrocinio, sia per i richiedenti a Palma Campania, sia per la signora napoletana. E quasi tutti gli avvocati in questo caso fanno il gratuito patrocinio. Va bene, grazie mille. Prego, prego. Grazie. La prossima domanda, aprire il microfono Alessandra. Alessandra sta scrivendo, mi dispiace, non ho... No, c'è qualche problema. Mentre aspettiamo, passiamo la parola a Letizia Monaco, che ha richiesto la parola. Alessandra, però, Arianna aveva posto una domanda sulle espulsioni, che è interessante. Se la recuperi io le posso anche rispondere. Non sono riuscita a leggere tutto, però. Allora, la domanda che ci è pervenuta diceva: cosa accade nell'anno di attesa fino all'udienza? E poi, un attimo che la leggo, eccoci, ha parlato di espulsione degli irregolari. Allo stato attuale sarebbe possibile procedere? Gli stranieri irregolarmente presenti sul territorio devono temerlo concretamente? Allora, cosa succede durante la pendenza del ricorso? Non succede nulla, nel senso che la persona è regolare perché ha il permesso di soggiorno come richiedente asilo. Io il consiglio che do è però, poiché se sono persone che hanno presentato domanda d'asilo pre-riforma Salvini, di continuare in un percorso di integrazione per giocare comunque la carta della vecchia umanitaria. Quindi sono regolari. Per quanto riguarda il pericolo di espulsioni, consiglio di leggere la posizione che l'ASGI ha preso sui CPR. L'ASGI ha consigliato che i CPR venissero di fatto svuotati proprio per lo stesso problema che solleva Alessandra, perché anche chi è in un CPR in attesa di espulsione, poiché l'espulsione non può essere fatta perché il mondo di fatto è fermo, non si entra in Italia, non si esce dall'Italia, ma questo da tutti gli altri paesi, non ha senso tenere le persone in stato detentivo se poi non le puoi espellere. Quindi allo stato attuale io dico che grossi rischi di espulsione per una persona irregolare, uno dei pochi lati positivi, non ci sono, perché le espulsioni concretamente non possono essere fatte. Ed infatti i procedimenti dinanzi al giudice di pace per le conferme dei decreti di espulsione non le stanno facendo al giudice di pace. Ok. Letizia Monaco. Posso parlare? Mi sentite? Sì, sì. Okay. Ciao, ciao. Io sono Letizia, di un'associazione di volontariato di Mercogliano Avellino, che supporta un po' i migranti in queste situazioni di bonus, eccetera. Niente, per quanto riguarda il bando dei fitti della regione, non solo chiede il permesso di soggiorno, quello almeno di un anno o due anni, altrimenti non puoi partecipare, ma devi avere anche il fitto, naturalmente, un contratto di affitto, e devi avere anche un contratto di lavoro
e sul contratto di lavoro essere in cassa integrazione o in NASPI, altrimenti non puoi presentare questo, non puoi partecipare a questo bando. Quindi chi non ha un permesso di soggiorno di 2 anni o di 1 anno, ma ce l'ha di 6 mesi e sta in una casa di affitto, non può usufruire di questo bonus. E chi non ha un contratto di lavoro a gennaio 2020 che si è interrotto per cassa integrazione, per disoccupazione, eccetera, non può partecipare. Quindi una grande fetta di ragazzi presenti di stranieri presenti sul territorio non potrà usufruire di questo bando della Regione Campania. Quindi mi chiedevo se non era il caso di, ma purtroppo questo scade mi pare il 12 di maggio, abbiamo veramente pochissimi giorni, di far partecipare anche i ragazzi che non abbiano il permesso di soggiorno di 1 anno, ma quello di 6 mesi. Letizia, perdonami, sì. Distrazione mia, tu stai parlando di un bando regionale. Brava, sì, questo bando regionale della Regione Campania. Che mi è sfuggito questo bando. Per il fitto. Quello per i fitti. Ah, quello lì che scadeva il 27 aprile. No, sono due. Quello è caduto il 27 aprile ed è, vabbè, ormai è andato, e quello è sempre della regione, però è l'annualità 2019-2020, ok? Ok. Va bene. Adesso invece ne hanno fatto un altro, credo che sia questo di cui stiamo parlando adesso, che scade, partiva da ieri, dal 27, i comuni stanno approntando i bandi, almeno Mercogliano mi ha detto che domani lo pubblicherà sul proprio sito, ed è una domanda che ha fatto la Regione Campania, demandando ai comuni di accogliere le domande, e poi... Allora, Letizia, ora ho capito. Allora, sì. Allora, il problema è che è capire, e io questa cosa ora, dopo che mi sono tolte i ricorsi per il bonus per il bonus spesa che mi hanno tolto molto tempo, vorrei vedermi anche la questione dell'affitto. Mm-hmm. Se anche l'affitto possa essere considerato come una prestazione essenziale e che quindi mi devi riconoscere a tutti, e non mi devi mettere il limite del permesso di 2 anni, oppure no? No, 1 anno anche, il permesso. Però devi avere, capito, quello dei 6 mesi, diciamo, rinnovabile. Quello dei 6 mesi non vale. Non puoi partecipare. È una valutazione, allora, è uno studio che mi farò nei prossimi giorni. Lì dove dovessi valutare insieme agli altri colleghi che curiamo il servizio antidiscriminazione, dovesse emergere che riteniamo che c'è questa, a quel punto agiremmo con una diffida alla Regione Campania o ai singoli comuni e poi con un ricorso antidiscriminatorio. Però il bonus affitti è diverso dal bonus alimentare, potrebbe essere valutato dal giudice diversamente, non come una prestazione appunto per mangiare, capito? Mm-hmm. Sì, è così. Ok, ma la cosa discriminante credo che sia anche, allora, io che ho una casa in affitto e pago regolarmente, e in questo periodo io non posso lavorare perché il mio contratto è scaduto a gennaio, ok? Non sto in cassa integrazione, io non posso partecipare. Capito qual è la cosa? E allora, però, in questo caso, perché questo, diciamo, questo problema mi è stato sollevato anche da alcuni cittadini italiani, nello specifico residenti a Napoli, perché Napoli nei buoni alimentari parla di non prendere il reddito di cittadinanza. La mancata percezione. Il reddito di cittadinanza, però, io posso percepire anche 50 euro. Non è detto che percepire. Certo, sì. Sì. In questo caso non è un ricorso antidiscriminatorio, in questo caso si deve fare ricorso al tribunale amministrativo dove tu, cittadina italiana, contesti l'irragionevolezza dei requisiti. Quindi anche tu, cittadina, anche tu, Letizia, puoi fare ricorso anche col gratuito patrocinio davanti al tribunale amministrativo che sta a Piazza Municipio, ovviamente tramite avvocato, e contesti che i principi non sono ragionevoli. Sì. Quindi, però non è un ricorso antidiscriminatorio. No, è un ricorso perché i principi non sono validi.
Sì, sono d'accordo. Dovremmo un po' vedere su questo Su argomento, questo argomento, sì. diciamo. Va bene, ok. Questo, ok. Perfetto, Grazie, ciao. ok. Ciao. Ciao. L'avvocato D'Urso. Prego. Salve, sono Francesco, diamoci del tu, buon pomeriggio a tutti. Ciao Francesco. Ciao Francesco. Allora, volevo un confronto. In pratica, una famiglia con dei minori irregolari ho iscritto il ricorso ex articolo 31 Tribunale dei Minori. Sì, di Napoli. Ora, no, no, Calabria, Ah, Catanzaro. ok. Ora, la stampa del PolisWeb con l'RG e quant'altro, per loro può essere in questo momento, in attesa dell'udienza, una forma di tutela a livello di qualora si dovessero spostare nel paesino, controlli da parte della Carabinieri Polizia? Perché mi chiedevano la stampa come la stampa del Ho PolisWeb. capito benissimo. Allora, Francesco, io per mia esperienza personale, ma diversi anni fa, una famiglia venne fermata dai carabinieri, erano irregolari. Io avevo presentato ricorso in tribunale, avevo proprio il timbro, perché io normalmente mi faccio fare una copia in più, metto anche la marca da bollo piccolina per farmi avere la copia col depositato. Mandai quella ai carabinieri e me li lasciarono in maniera subitanea. Allora, per me, la pendenza di un ricorso articolo 31 è il motivo per il quale una famiglia non si dovrebbe espellere. Non è giuridicamente proprio del tutto fondata, va bene? Però normalmente la polizia e i carabinieri gli dice: guardi, sono in attesa del permesso di soggiorno del tribunale e di solito non fanno alcun problema. Ok, ti ringrazio. Prego. Buon lavoro a tutti. Ciao. Va bene, non abbiamo altre domande prenotate. Se qualcuno desidera intervenire, diciamo lo faccia ora o Taccia altrimenti. per sempre. Esatto. Un minuto. Niente, abbiamo risposto a tutto ecco. Riguardo Ci la linea. chiede Sara, se vuole le apriamo il microfono. Prego. Salve, sono venuta a conoscenza di questo movimento sociale, diciamo, sì, che richiede la regolarizzazione di tutti gli stranieri migranti presenti sul territorio nazionale. Ora, non mi è chiaro se appunto riguardi quanto abbiamo detto finora, quindi chi sta lavorando in campagna da estendere anche ad altri contratti di lavoro, o se sarebbe, ecco, una regolarizzazione a tappeto. E se effettivamente ci siano i presupposti per estendere la regolarizzazione a tutti. Cioè, non riesco bene a capire il Ho movimento, non capito ci sono bene, ho state. capito. Allora, il movimento parte da una notizia che sembrerebbe abbastanza certa, che il governo centrale voglia fare una sanatoria settoriale legata ai lavoratori dell'agricoltura. Sulla base di questo provvedimento allo studio del governo, le associazioni e il punto di partenza è stato fatto dall'ASGI, dalla mia associazione, è quella di dire: a questo punto regolarizziamo tutti quelli che hanno contratti in essere. Ora, se sia fattibile, non lo so, è sicuramente una sfida difficile. Però, come dicevamo nel corso, diciamo, di questo incontro, ora più che mai anche quello che sembra impossibile dobbiamo tentarlo, perché potrebbe essere un viatico finalmente per dare regolarità ai troppi invisibili che da troppi anni, che per chi si occupa di immigrazione sa che ci sono famiglie di georgiani che sono da 10 anni in Italia, i figli sono nati qua e non trovano modo di regolarizzarsi.
E così facendo, da un lato eviteresti anche enormi contenziosi dei permessi articolo 31 al tribunale di chi ha presentato in maniera pretestuosa la domanda asilo perché non poteva regolarizzarsi in altro. Quindi ci sarebbe anche un guadagno per il governo, anche perché la sanatoria vuol dire costi per chi la richiede, quindi guadagno per il governo, tra le altre cose. Sì, no, la mia domanda era su chi non abbia al momento un contratto regolare, ecco. No, mi viene da pensare che in tanti lavorano in nero. Quindi ma tu devi lavorare in nero. Il principio della sanatoria, appunto sanare, è che tu sani un contratto di lavoro a nero. Quindi io che lavoro come badante irregolare presso la famiglia Aria si autodenuncia, senza alcun ovviamente effetto penale, il senso della sanatoria è questo, dice io tengo Roberta a lavorare da me da 5 anni e il contratto viene finalmente posto alla luce del sole. Si regolarizza. Questo non mi era chiaro, grazie. Prego. Perfetto. Allora concludiamo qui il nostro incontro e ci diamo appuntamento a giovedì 30, sempre alla stessa ora, dalle 15 alle 17, per continuare il modulo sulla normativa legata all'immigrazione, agli aggiornamenti e soprattutto ai minori non accompagnati. Io ringrazio di nuovo Roberta per il suo intervento, per la sua disponibilità e tutti voi per aver partecipato. Vi saluto e ci vediamo giovedì. Okay. Ciao a tutti.